Ciao, ciao a tutti. Arrivati. Emozione stasera. Ciao. Eccola. Ciao. Ciao Marta, ciao a tutti. Ciao, come Stasera passa? vedete che sono in un posto nuovo, non ci sono le mie solite cose dietro. Speriamo che la connessione non mi abbandoni. Adesso facciamo entrare anche la nostra ospite principale, Esatto. che è Mirella. Quindi tutti pronti a darle il benvenuto? Ciao Elena. Ciao, E ciao a buon anno a tutti. tutti, tra l'altro, È perché vero, buon non anno! ci siamo ancora sentite nel 2023. Eccola! Eccola! Ciao a tutti, ce l'ho Mirella! fatta! Ciao! Ciao! Ciao, ciao Cecilia, ciao Marta. E Ciao intanto Mirella! grazie Mirella che ti rendi. Figurati! No, È no. sempre un piacere con voi due, poi insieme ancora di più. Dovete sapere che Mirella è volata fino a Londra per venire a fare un corso, ci siamo viste, insomma, abbiamo dei trascorsi, Anche a diciamo. Roma. Anche a Roma, Anche a esatto. Roma, E tu sì. sai Ah, come ci siamo conosciute io e Mirella? sì, è vero. Al corso di Di Polantonio Milano. Polantonio, ah. Sì, a Milano. Sì, Vedi, vedi, è la vero. calligrafia ti fa incontrare delle persone meravigliose, Meravigliose, sì. il È più delle vero. volte. Allora, Dai, noi buttiamoci. Ciao abbiamo voluto ospite Mirella perché lei è bravissima. Irene, È anche Irene c'era a bravissima. Roma. È vero? Ah no, Yes. a A Milano. Milano e a Roma. Milano? Sì. Sì. Bene, che belle queste reunion. Yes, certo. Vai, Allora, vai. noi abbiamo voluto Mirella stasera perché lei è bravissima a fare tantissime cose e anche nel ricamo. Sì, è sempre stata una mia passione sin da bambina, proprio come dicevo stamattina Marta, un libro e un ricamino ed ero a posto. Per cui sì, è un po' come la calligrafia, no? Poi ti prende e cerchi di Esatto. approfondire il più possibile, indubbiamente. Ed è bellissimo che tu hai mescolato queste due cose, no? Sì, perché avevo preso un libro di calligrafia, avevo visto un bellissimo disegno che mi piaceva, poi mi sono consultata con te, non so se te lo ricordi, Cecilia, perché è un po' di anni fa, e alla fine era venuta fuori questa scritta che ho portato, ecco così possiamo iniziare a parlare, che avevo portato da un disegnatore a Milano. Per farlo bucare, perché tutti i miei disegni sono bucati. Adesso questo non è esattamente vedete? Sì, è un foglio, è un Sì, è un foglio. foglio di acetone, che se lo vedete così non riuscite Sì, nemmeno a foglio vederlo. lucido di quelli che si usavano con le diapositive, sì, con i Sì, proiettori. e il disegnatore lo bucava e io con lo spolvero proprio tradizionale delle ricamatrici tamponavo sopra e poi va fissato con un filo, con un po' di alcol che poi chiaramente Quindi evapora e il disegno rimane. ti dà la traccia E poi ti da dà la quando hai messo traccia, una traccia come questa, praticamente. Possiamo dire una cosa Adesso. velocissima, Sì. perdonami Mirella, questa No, certo. tecnica di tamponare con del gesso su un foglio forato si usa ancora adesso per chi fa lettering sui muri, cioè chi fa il vero lettering fatto a mano con le scritte enormi, eccetera, usa ancora questa tecnica, si Ah, tu prepara la pensa? scritta su un foglio bucherellato, esiste una rotellina con delle Sì. punte apposta per girare, eccetera. E poi vanno e tamponano per farsi la traccia delle lettere e dopo però vanno a mano con il pennello e E sono dei mostri. spesso vediamo i video del pennello che segue un contorno a puntini, è appunto la Eccolo traccia di lì. cui parlavi tu. Sì, questa tecnica è ancora utilizzata.
Perdonatemi. No, hai No, fatto figurati. bene a dirlo, perché comunque vedi che le arti seguono gli stessi principi fondamentalmente in alcune cose. Allora, entriamo nel vivo di questa serata perché abbiamo solo 30 minuti, quindi È dobbiamo vero. essere. Anche ci dice Irene 40, anche per riportare disegni su ceramica o legno, quindi stessa tecnica utilizzata, perfetto. Abbiamo Ah, imparato. bene. Io la decorazione su ceramica non la faccio, ma Irene Ma sì, Irene quindi sì. esatto, ed è bravissima. Se volete andare a vedere i lavori che fa, andate sul suo profilo. Io adesso, Marta, quindi esco, direi, dalla diretta col video, vi seguo e poi ci rivediamo per i saluti finali. Così Mirella ha tutta la parte inferiore del video a disposizione e la vediamo bene. Esatto, va bene. Ok, vi Allora ci seguo vediamo da dopo. fuori, sì, Ok. commenterò. Ok, allora anch'io abbasso il mio così, giusto? Così potete vedere dove Eccoci. lavoro. Si vede Marta? Dammi l'ok. Perfetto. Allora, più alla tua destra? No, Ok. sei troppo bassa. Così. Ok, però allora avvicinalo, no, verso di te, verso il tuo busto. Ok. Ok, allora io qui ho preparato due disegni, Sì? giusto per farvi capire come si può realizzare il punto erba applicato anche alla Allora, calligrafia. diciamo che quello che vediamo stasera, ci fai vedere stasera, si chiama punto erba, che non Erba, sì. l'abbiamo. Non l'abbiamo ricordato, si chiama appunto erba e il nostro obiettivo è quello di utilizzarlo appunto per ottenere una scritta monolinea, ok? Sì, io vi ho fatto due disegni, sia della scritta monolinea, ma facendo file parallele di punto erba potete ottenere anche un bellissimo effetto che vedete questa A, che non è enorme, basteranno 2, 3, 4 giri nella parte centrale di punto erba ravvicinati per ottenere un bellissimo effetto, tipo adesso ho qui al volo, ecco, tipo questo. Non so se si vede. Ecco, questa non è una scritta, ma è un gambo. Però per capire, questa potrebbe essere il risultato, non è punto pieno, è punto erba, ve l'assicuro, chi se ne Quindi. intende. Infatti Roberto Ok. dice che è il primo punto che hai imparato da bambina. Eh Sì, perché poi alla sì. fine è quello più È semplice quello per che comunque è molto mettere versatile, perché anche le lettere, che ne so, questa A, ad esempio, così, vediamo se la vedi, sì, in termini. Sì. può essere fatta contorniata a punte erba e in mezzo puoi fare anche tanti pallini, tanti tipo pois, oppure puoi fare qualcosa di diverso, insomma, si possono fare tante cose col punte erba e comunque è sempre un bel risultato. La cosa principale è che bisogna essere molto precisi. E bisogna ricordarsi che il dietro del lavoro deve essere praticamente perfetto, cioè Sì, perché si vede anche quello. sì, il dietro del lavoro deve essere, non dico uguale al davanti, ma abbastanza, insomma, deve essere pulito, non deve avere fili che attraversano il disegno piuttosto che. Certo. Perciò possiamo Sì, allora iniziare. diciamo, Io. una volta trasferito il disegno su un tessuto, Sì. ok, che può essere cotone, può essere lino, può essere. Sì. Lino, mistolino, Sì, non ok. deve essere eccessivamente grosso. E qui parte proprio la prima scelta sul filo da usare, o meglio, si può usare Non ad esempio ti il. vediamo, Mirella. Puoi Così, inclinare un aspetta. pochettino il telefono verso la scrivania, che sia Così ho più dritto verso la l'aiutante. scrivania. Ok. E il tessuto Verso più di verso di me? te.
E la prima scelta è quella di, se usiamo il cotone moulinet, che sono queste matassine, dobbiamo stabilire quando, siccome sono formate da 6 fili, ogni gugliata ha 6 fili, adesso qua ne ho già tolti tre, vedete? Sono tre e altri tre. Possiamo usare da un filo a tutti e sei insieme, a seconda di quanto è grosso il tessuto che avete. Questo è un lino 2000 del Bellora, peccato che il Bellora non ci sia più, però questo lino un po' grosso lo potete trovare in giro, insomma, è abbastanza, e si fa più fatica a trovare il lino sottile sottile. Che potrebbe essere lavorato a un filo. E io qui ne ho messi tre di fili. Tu hai utilizzato tre fili Sì, e io sul lino questo, che lo si vede dalla trama, che è una trama un po' grossa, allora, Mirella, utilizzo ti devi spostare un pochettino più così. a destra, esatto. Così mi sembra. Ok, Esatto, perché altrimenti perfetto. sei fuori video. Sì, ok. Allora, per iniziare abbiamo due possibilità. Iniziamo con col piccolo, è un telaietto, niente di È un telaio da particolare. ricamo. Il telaio da ricamo, sì, per tenere il tessuto ben teso. Ma non è indispensabile, ok? Io vado anche a mano libera. L'importante è che i punti siano, diciamo che all'inizio avere il telaietto, per chi non ha proprio mai fatto ricamo, può agevolare che i punti siano più regolari, uguali, perché l'importanza appunto è quella di avere i punti regolari. Chi usa il telaietto deve assicurarsi che il tessuto, come diceva la grande maestra, che era l'Antonietta Menossi, lei e sua sorella sono state poi le mie insegnanti di ricamo. Che il tessuto, il telaio deve cantare, cioè il tessuto deve cantare. Qui è troppo piccolo, ma quando si usano i telai un pochettino più grandi è chiaro che si Deve sente. diventare un Perché tamburello. sì, il tessuto deve essere molto teso, quasi a rasentare, ecco, il tamburello. Adesso, naturalmente. Si lavora guardando il davanti del lavoro, chiede Sì, Cecilia. certo. Poi scegli anche da dove iniziare. Ad esempio, io adesso inizierei da questa riga perché diciamo che è la più dritta, ma anche da qua posso iniziare. Non... Tanto questo lo posso girare come voglio, per cui non è questo il problema. Chiaramente non si usano nodi, Non si usano nodi, ok, non allora si usano nodi. devo già tagliare quello che ho fatto io. A meno che proprio tu non sia preso con l'acqua alla gola e dici, vabbè, cerchiamo di farlo quasi invisibile, ma se hai 3 fili è ben difficile fare un nodo invisibile. Il nodo lo fai, ma poi scomparirà. Adesso vi faccio vedere il trucchetto. Praticamente si Non ti si entra, vede, Mirella, devi stare un pochino. qua, scusa, e non riesco a Esatto, stare ferma, ecco, così mi dovresti vedere. così. Allora, si fa un nodo, io ho fatto il nodo, si entra non dove deve iniziare il ricamo, ma da un'altra parte. Avevamo detto che iniziavamo qua, per cui giro così il ricamo. Non perdere la Lontano da dove devo posizione. iniziare, ok? Siamo proprio Sei nel vuoto. nel vuoto assoluto, per cui il mio filo si ferma perché comunque c'è il nodo e partendo da vedi, non sono sempre ancora non dall'inizio, ma un po' più avanti, faccio uscire Aspetta, l'ago. aspetta. Ok, avvicinami alla telecamera adesso. Che, no, più verso di te. Più su, ecco, più su, più su, più su. Più su, ok. Ok, Sì. faccio un punto invisibile, ok? Un punticino che proprio non si vede. Vedi che non lo vedi Micro quasi neanche. punto.
proprio un puntino, e poi ne faccio un altro ancora più lontano, verso l'inizio vero e proprio del lavoro. In questo modo, quando poi ci passiamo sopra col punto erba, il filo sotto viene affrancato, ok? Vedi che non lo vedi neanche? Devi alzare un pochino, non ti si Così. vede. Più verso di te, verso di te, verso di te. Ok, così sei sotto la fotocamera. Ok, allora cercherò di stare ferma. Chiaramente lavorare così non è facilissimo, No, però cercherò di certo, lo stare ferma. immagino. Ecco, mi è partito l'ago. Adesso lo riprendo. Quindi Ok. faccio un micro punto. Fai due micropunti sul tuo disegno e poi Sì. fai uscire l'ago all'inizio del tuo lavoro. Così adesso, quando passi sopra a questi due micropunti che abbiamo fatto, Sì. il filo viene automaticamente fissato, ok? E poi Ok. taglieremo il filo dietro e tu non hai il nodo, Ah, ok, ho capito. ok? Allora, incominciamo col primo punto. Vedete, il primo Quindi punto siamo usciti all'inizio della nostra linea. Giusto? all'inizio Più della verso di nostra te. linea. Sono uscita col filo e Più verso facciamo proprio il primo tratto del punto erba, devi tenendo il filo sulla spostare, destra. avvicina il telaio al tuo corpo, al tuo corpo. Ok. Allora, il filo lo si può tenere sia sulla destra che sulla sinistra. Io per comodità lo tengo sulla destra perché così, non lo so, sono abituata così, ma potete vederlo da tutte e due le parti. L'importante è che sia sempre dalla stessa parte, ok? Ok. Non è che una volta lo tieni a destra e una volta a sinistra, no. Se decidi di tenere il filo a destra, deve sempre stare a destra, ok? Per Quindi cui vedi, fai un pezzettino piccolo piccolo con l'ago, entri, vedi il tuo filo che scende a poco a poco. sì. Ok. E tiri fino in fondo. Quindi faccio un passaggio, ok. Fai un piccolo Un punto piccolo di trattino, un ok. piccolo trattino. Poi esci con l'ago, Sì. questa volta sulla sinistra del filo. Ok, vedi dalla parte sinistra? A Metà o dove devo metà, uscire? A metà del sulla trattino che ho parte appena sinistra. Ok, fatto. Sì. questa forse è la parte più, poi per il resto tiri il tuo ago, ok, e tieni sempre il tuo filo, il filo lungo sulla destra. Adesso vai avanti. 3-4 fili, non di più, a seconda di come vuoi lungo il tuo punto. Cioè, se sei nelle curve qua, non puoi fare un punto lungo, per cui qui lo terrai stretto. Qui invece, siccome hai più spazio, io tengo diciamo 3 fili Sì, e ok. infilo l'ago ancora. Questa volta però, prima di tirarlo tutto, Sì. punto per uscire esattamente nell'ultimo punto che ho fatto, lo vedi? Cioè nell'ultimo, nel primo punto, perché questo era il primo. Rifaccio? Sì, io non ho Ok, capito. allora aspetta, perché però rifacendo mi devo rinfilare l'ago. Allora, questo siamo al primo punto che abbiamo fatto, giusto? Il Con primo l'ago che è punto che abbiamo uscito fatto il trattino e poi e siamo siamo tornati usciti di indietro di mezzo punto mezzo punto, e ok? siamo Datemi il usciti tempo di sulla infilare sinistra. l'ago. A sinistra, sì, certo. Datemi il tempo di infilare l'ago, che è chiaramente quando vuoi fare in fretta non ce la fai. Poi la Mirella non ha più. Comunque, Mirella, tu hai preparato delle fotografie che sono un po' uno schema dei vari passaggi che Sì, poi sì. con col tuo permesso condivideremo e ci sarà modo Dove sono, Silvia? Ok. di vedere tutto il procedimento piano piano. Sì, Cecilia ci ricorda che abbiamo ancora 5 minuti.
Mamma mia, allora comunque si entra poco più avanti, Sì. ok? Lascio lì il filo che così lo vedete bene. E uscite Sei fuori esattamente campo. dove era finito il primo punto. Sei fuori campo. Così. Ok? Sì. Uscite. Tirate il filo, eccolo qua. Ah, quindi devo tornare indietro completamente. Sì, Ah, dove è finito no, il non fuori? Ah, completamente, fino dove? al primo Ah, punto. ok, quindi si torna indietro di sempre di mezzo. Di mezzo, sì. Perché Ho capito. praticamente mezzo punto ce l'hai nel punto già fatto e mezzo punto, l'altra metà del punto è sulla parte che non era ancora stata toccata. Sì. E si Ok. procede in questo senso per tutto il tragitto che abbiamo Sì, si segnato. procede in questo senso per tutto il tragitto, vedi? Quindi si Poi, va avanti di uno e si torna indietro di mezzo. se qualcuno vuole essere coraggioso, e io consiglio di fare i coraggiosi, si prende il suo ricamo in mano, Sì. come si faceva una volta. Cioè, come si faceva una volta, da bambina avevo imparato così, lo avvolgi sul tuo dito e così vai. Qui adesso c'è il punto, quello di chiusura di prima. Ecco, adesso ve lo faccio, si vede? No, perché sei fuori campo. Così. No, Scusate, ancora. ma... Sei verso di te. Devi tenere il Ok. lavoro vicino al tuo busto. Ecco. Ok, così. Ok, Così. Sì. vedi dove era finito quello di prima? Io esco con l'ago Sì. e tiro. Ok. Poi Poi vai vado avanti di avanti. uno Vai avanti ancora di un altro e torni indietro di mezzo, sempre e sulla torno indietro sinistra. di mezzo, esattamente dove... Vi accorgete che il lavoro è fatto bene perché dietro i punti sono tutti uguali. Li Ok, vedi? quindi abbiamo una linea anche sul rovescio. Hai una linea anche sul rovescio. Questo filo qui, che è quello del nodo, a un Sì. certo punto lo puoi tagliare Sì. Bloccati. perché tanto i fili si sono, per cui vedi, non vedi, vediamo, vediamo. Se riesco a vedere, ecco qua. Questo è il Ok. dietro Sì. Ho del punto erba. Vedi che non c'è nodo, non c'è niente. capito, il filo si è bloccato da solo. Ok, per chiudere, più o meno non è proprio la stessa cosa, ma io adesso fi faccio finta di finire, entro con l'ago nel mezzo punto che mancava. Vediamo se riusciamo a inquadrare allora più verso. Di me, perché il tuo è così bello che si vede tutto, Marta? E io. Perché io ho il trespolino proprio sopra il telefono. Ho il telefono proprio sopra il ricamo, tra la mia faccia e il ricamo. Ah, ok. Fosse così. Praticamente questo è il rovescio, entri nei punti che tu hai già fatto. No, Ok. no, sei fuori, Mirella. Verso di Così. te, Esci verso la tua. Ok, così. nei punti che hai già fatto, entri, fai uno, poi l'altro, quest'altro, e così, e poi tagli. Ah, fai due o tre volte così? Sì, non ti esce poi, anche quando lavi rimane fissato, non ti esce più, per cui hai davanti che praticamente... Ah, sì. Noemi dice che non lo conosceva questo trucchetto del nodo iniziale tagliato poi Ah, via bene. e fissato, quindi... E serve per tutti i punti, qualsiasi punto, non solo il punto erba. Sì. Eh sì, e senti, una domanda veloce, poi facciamo rientrare Cecilia. Le criticità delle curve quali sono? Allora, per fare le curve, bisogna, beh, la tua curva, ad esempio, scusate, faccio così Allora, che tanto la non devo curva ricamare. dolce. La tua curva, quella della M,
Grazie per aver scritto Mirella. Puoi andare. Allora, io consiglio di entrare con l'ago esattamente dove inizia Quindi di facciamo finta che uscire, qua sono andata anzi, dietro. sì, dal dietro con l'ago dove inizia, diciamo, il trattino della curva. Ok? Tu entri Entri direttamente. direttamente lì e fai. Quando c'è la curva, fai i puntini un po' più piccoli, ok? Perché devi recuperare un po' lo spazio. Perché se fai punti troppo lunghi, ti viene una retta, non ti viene Beh, sì, una è come curva. se tu avessi tante, tante linee lunghe, quindi Sì, non sì. ottieni l'effetto Ecco, lì ad curvo. esempio, con quel bellissimo lino che tu stai usando, puoi usare due fili, tre fili. E ti viene quel punto un po' ravvicinato in modo tale che non sta male, anche se non è esattamente della stessa lunghezza dell'altro, della linea retta. Ok. Ok? La curva comunque va un po' a sé. Ok, ma diciamo che comunque avere la traccia sotto Io ci avrei aiuta fatto, però, sarei tantissimo. partita all'incontrario, Marta, sarei partita dalla base. Sì, Della da M, qui. da lì, esattamente da lì, sarei andata in su, così poi passando sotto dal dietro avrei fatto solo un puntino piccolino piccolino per mettermi sull'arco della M. Qua. Infatti adesso Sì, io se finisse termino vado giù, vado cioè giù io verso il sarei partita da basso. lì dove hai la punta Sì, dell'ago esatto, perché adesso. così facendo io poi arrivo qui e devo ritornare E giù, dopo devo devi fare il tratto risalire, per cui iniziale. devi fare come se tu chiudessi, come ho fatto io con la La adesso con la chiusura. chiusura, passi sotto, ok, tra un punto e l'altro Sì, nel retro. e risali. Ho Però se capito. invece tu parti dal fondo, vedi, sei già su Eh sì, certo. Hai e da accorciato la lì vai. strada. Ok? Assolutamente sì. Bello, io già vedo, ci vedo un sacco di possibilità in questa. Sì, diciamo che la cosa più semplice per imparare anche per la calligrafia è usare delle scritte un po', io ne avevo preparata una, eccola qua, un po' grandi, tipo questa, ok? Vedi, c'è scritto un buon, Sì. in modo tale da. È tutto attaccato. Per cui almeno Eccoci. vedi, è più attaccato questo, è più facile, insomma. Però il punto è quello. Più abbiamo un carattere grande, più fili dobbiamo utilizzare ovviamente nell'ago. Sì, qui non puoi usare meno di tre fili. In questo lino, ad esempio, che è molto più sottile. Molto più sottile, due vanno bene, in altri ne basta anche uno solo e dai un risultato splendido. Ok? Dipende proprio dal tipo di lino che hai in mano, o dal lino, cotone, mistolino. Anche il mistolino viene bene. Io consiglierei. Sei proprio un'esperta, Ma stai entrando in dettagli che no. Ma forse no, arriveranno con l'esperienza, però diciamo che per far venire la curiosità alle persone penso che l'abbiamo, no, centrato l'argomento. Tra l'altro, ci sono un sacco di persone che hanno anche imparato a fare rilegatura, anche Marta la fa, la rilegatura di piccoli quaderni, anche tu Mirella la fai, esatto. Quindi tutte le copertine personalizzate che si certo. possono fare con il tessuto possono anche essere personalizzate ulteriormente con una scritta ricamata con questo bellissimo punto. Ma Mi è basta venuto anche in una mente. semplice lettera, che ti Certo. rende il tutto Esatto, ben esatto. Quindi gradito. mescolate, fate frullare tutte le idee Sì, che vi abbiamo vengono. messo sul tavolo, credo, con queste puntate E se tantissime, avete tantissime cose creative. Quindi anche tweet bisogno, su queste chiunque abbia cose. bisogno mi può mandare un messaggio. Brava, Non brava Mirella, contate su una grazie. risposta immediata perché sono poco tecnologica. E Comunque, Marta e voglio dire una Cecilia lo cosa per i sanno. grafici che ci sono là fuori, che il punto erba nelle curve
immaginate di fare i punti del vettoriale, cioè i nodi delle curve vettoriali, sono esattamente quel pensiero, abbiate quel pensiero là. Fate i punti piccoli e le curve vengono belle. Vengono bene, sì. Infatti, e non si notano comunque che sulla curva il punto è più piccolo, no, rimane armonioso con tutto il resto. Mirella, grazie. Ma di cosa? Grazie a voi, non so se sono stata abbastanza, poi questa storia vicina, lontana, non è... Non sono vi vorrei avere tutte qui per... Ci faremo sicuramente magari qualche diretta anche di persona, nel senso con più persone. Io intanto ho in questo periodo ravvicinato le distanze sia con Marta che con Mirella, ma dopo ne parleremo. Ci sono meno chilometri tra noi, diciamo. Sì. Allora, Marta, chiudiamo questa diretta. Siamo in ritardissimo anche a caricare su YouTube, scusateci. Ah, ok. Ma sì, anch'io sono... Beh, così. Noi ce la prendiamo con calma. Però diciamo che... Potete aggiungere i disegni tranquillamente, quelli che ho fatto, che forse sono più chiari della diretta, perché si vedono bene i vari passaggi, le fotografie avevano i numeri, li per mettiamo, cui... Sì, Marta, facciamo le storie e le mettiamo nelle storie in evidenza del monolineo, così le persone riescono a recuperarle. Sì. Esatto. Comunque, se avete qualsiasi dubbio, qualsiasi domanda, Mirella ci ha dato la sua disposizione, non tartassiamola troppo. La stalkeriamo, sì. Però è sicuramente disponibilissima, generosissima, una persona generosissima, e quindi la ringraziamo tantissimo. Ma state parlando di me? Sì, dai. Ma no, che mi sale la pressione. Grazie Mirella, esatto, ha fatto queste cose bellissime. Va bene. Ma le ho fatte col cuore, per cui non mi pesa fare le cose così per le persone che non ho vicino, che vorrei vicino e via dicendo. Vabbè. È giusto. Grazie. Tanti auguri alla mamma di Cecilia, che oggi compie 80 anni. Davvero? Auguri! Auguri! Ragazzi, si è fatta... Io sull'età. Si è fatta l'autoregalo. Sapete che cosa si è regalata? Aveva voglia di fare la torta fritta. Da noi, non so Marta, da voi come si chiama, il gnocco fritto forse? Gnocco fritto. Ha impastato fritto. La Silvia è una specialista del gnocco fritto. A Natale ce lo fa sempre. Vedi? Quindi si è fatta l'autoregalo. Va bene, allora auguri alla mia Senti, mamma. Falle un abbraccio e tanti auguri. Grazie. Ok. Ci diamo... La buona serata, allora chiudiamo la diretta. A tutti. Grazie a tutti, anche stasera. Grazie a tutti. Fateci poi vedere i vostri risultati. Mm-hmm. Grazie. Ciao. Condividete. Ciao. Sì, sì. Ciao. Ciao.